Arriva una nuova sconfitta in campionato per la Reyer Venezia, quando il successo del turno precedente contro Varese sembrava avere finalmente sbloccato gli oro granata, reduci da un momentaccio disturbato in modo decisivo dai contagi per Covid-19. La sconfitta a Bologna con la Fortitudo è maturata soltanto negli ultimi minuti, quando i ragazzi di De Raffaele, dopo un avvio affannoso, sembravano aver ripreso il controllo della gara nella seconda parte. Ma un Banks strepitoso tra i Felsinei ha davvero fatto la differenza, nonostante l'ottima prova di Bramos e di Nicolao, i due giocatori più in palla tra gli ospiti, con un day comunque positivo, ospiti tra cui sono apparsi in ombra uomini importanti del calibro di Watt, Fotu e Chappell. Non c'è neppure il tempo di rimuginare su questa evitabile sconfitta, che martedì sera al Tagliercio arriva il Partizan Belgrado per la Eurocup, gara inutile certo per la Reyer ormai fuori dai giochi, ma che Tonute e compagni devono cercare di affrontare con la dovuta concentrazione per riacquistare fiducia nei loro mezzi. La stagione è ancora lunga e la squadra ha assoluto bisogno di ritrovare equilibrio dopo, come detto, due mesi da dimenticare. Complimenti sinceri alla Fortitudo, perché con i problemi che aveva ha meritato di vincere una partita giocata con cattiveria, giocata con agonismo, giocata con tante idee, quindi tutte cose che noi non abbiamo avuto. E quindi, al di là dei meriti di Bologna, credo che abbiamo affrontato la partita, soprattutto più di primi due quarti, in un modo inaccettabile, arrendevole, a tratti presuntuoso, e credo che questo sia responsabilità mia, perché evidentemente non ho fatto passare quanto le squadre poi ferite abbiano desiderio di andare oltre i propri limiti. Quindi questa è completamente mia responsabilità. Poi abbiamo giocato due quarti opposti, terzo quarto giocando una difesa consistente e solida, quarto quarto anziché continuare a difendere ci siamo allontanati da quelle che sono le regole per poi giocarci un finale punto a punto, quando poi le squadre, i valori si appiattiscono. Quindi credo che sia un momento, al di là delle condizioni che abbiamo, che lo sappiamo, che non abbiamo giocatori diciamo tutti sullo stesso livello fisico, ma credo che l'atteggiamento, il modo di stare in campo sia a tratti un elemento che non possiamo accettare e non possiamo lasciar passare, perché comunque è una delle nostre caratteristiche e sicuramente in questo modo ci complichiamo clamorosamente le cose. Però dobbiamo rimboccarci le maniche e poi parleremo sicuramente di questa partita, perché tante cose non sono andate bene. Gli Oro Granata ora sono noni in classifica, superati anche da Treviso, mentre al sesto posto c'è Trento, che ha riposato. Nel bilancio dei quintetti del Nord-Est stona soprattutto il penultimo posto di Trieste, sconfitta a Pesaro.